nazionale Rocco Di Tronio, consigliere delle Camere al Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Signore e signore, cari amici, è con grande orgoglio che vi do il benvenuto oggi qui al centro, in occasione di un evento straordinario, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui a Vancouver e in particolare al Centro Culturale Italiano. Egregio Presidente, da parte mia e di tutta la comunità italiana di Vancouver, le rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti per aver dato al Centro Culturale Italiano l'onore di ospitarla durante la sua visita a Vancouver. Questa sua visita manda un messaggio positivo alla nostra comunità e alla comunità italiana in tutto il territorio canadese. La nostra madre patria, l'Italia, ci è sempre vicina, anche quando viviamo a migliaia di chilometri di distanza. Il centro e la comunità italiana di Vancouver sono felici di tenere viva la lingua e la cultura italiana e rinnoviamo la nostra intenzione di lavorare al fianco dell'Italia per raggiungere questo obiettivo. Ringraziamo di nuovo il Presidente Mattarella per aver scelto il Centro Culturale Italiano e la comunità italiana come una delle fermate della sua visita nel Canada. E le chiediamo di portare i nostri saluti ai nostri connazionali in Italia. Grazie. Ora vorrei invitare il grande ufficiale Rocco Di Tronio, consigliere del Canada, al Consiglio Generale Italiano all'estero per un suo breve intervento. Caro Presidente, la comunità italiana e italo-canadese della British Columbia esprime più sentito apprezzamento e gratitudine per lo sforzo e la sensibilità che ha avuto ad arrivare fin qui sulla sponda pacifica. La nostra comunità italiana ha una storia antica di emigrazione che risale ad oltre 150 anni, dai primi del 1900 alla grande ondata del 1950. Una storia di sofferenza e di speranza, una storia di riscatto sociale, di straordinaria affermazione in tutti i settori, dal settore economico a quello sociale, culturale e politico, contribuendo a far grande il Canada. Il Canada, pur essendo un paese giovane, è stato tra i primi ad adottare ufficialmente il principio del multiculturalismo, affermando così il valore e la dignità di tutti i cittadini, indipendentemente dalle origini razziali, etniche, dalla lingua o dalla religione. Questi sono i principi inviolabili, pienamente condivisi dal nostro paese, che proprio in questo momento si impegna nel difendere i nobili valori di fratellanza e di ospitalità verso altre culture che vedono un'Italia in prima linea nel tutelare una così delicata emergenza umanitaria e lo fa distinguendosi per il suo operato. Ora più che mai, per noi, questo è motivo di orgoglio. Ma il mio pensiero oggi va anche a tutti quei giovani italiani che coltivano i propri talenti in Italia e che poi scelgono di trasferirsi all'estero alla ricerca di un'opportunità di lavoro e di vita. Sono giovani connazionali che con la loro professionalità e grande capacità arricchiscono i paesi che li accolgono, come il caso del Canada. La mobilità, signor Presidente, è estremamente utile, soprattutto quando apporta benefici sia al paese di provenienza sia al paese di destinazione. Ed in questa occasione che le chiedo di mantenere stretto il legame con i tanti italiani all'estero, cercando di rafforzare la rete diplomatica consolare, poiché sono queste le strutture essenziali per il mantenimento di un servizio ai cittadini italiani all'estero e allo stesso tempo sono tramite insostituibili e biglietti da visita per l'Italia a tutti gli stranieri che desiderano venire nel nostro paese. Parimenti vanno potenziati gli organismi di rappresentanza, quali Comites e CGE. Signor Presidente, le chiedo di portare con sé al suo ritorno in Italia le nostre parole, le nostre storie, i volti e le memorie dei presenti e dei tanti che ci hanno preceduto
nella speranza che la politica e le istituzioni traggano forza e ispirazione nell'opera di riforma, oggi tanto necessaria, dalla realizzazione dei sentimenti di attaccamento al paese di tutti quegli italiani che sono lontani da casa, veri ambasciatori dell'Italia. Ci vuole un atto determinato e consapevole da parte di tutti noi italiani in patria e nel mondo per dare e mantenere vivo lo splendore che è l'Italia. Grazie Presidente. Buonasera a tutti, signor Presidente della Repubblica, è un grandissimo onore e un immenso piacere per noi tutti poter accoglierla stasera assieme alla sua delegazione nella Casa della Comunità Italiana di Vancouver, il Centro Culturale Italiano. In questo giorno speciale il nostro Paese, con la sua presenza qui con noi, è straordinariamente vicino alla nostra collettività qui residente, nonostante l'enorme distanza che da un punto di vista geografico ci separa dall'Italia. Pertanto grazie infinite della sua speciale attenzione nei confronti degli italiani di Vancouver e del Canada occidentale, signor Presidente. Il nostro impegno per la promozione economica, culturale della lingua italiana in questa parte del Canada avviene in stretto raccordo ed in perfetta sintonia con tutte le componenti e le articolazioni della nostra collettività. Grazie a questo sforzo comune, la squadra Italia, così mi piace definirla, è riuscita a contribuire in maniera significativa all'intensificazione delle relazioni bilaterali con la provincia della British Columbia e con le province del Canada occidentale. Basti menzionare come esempi concreti l'avvio del programma di mobilità di studenti e insegnanti delle scuole superiori tra Italia e British Columbia, che sarà operativo nell'anno scolastico 2017-2018, e la crescita delle nostre esportazioni in questa provincia, che solo nel primo trimestre del 2017 hanno registrato un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie anche a settori trainanti quali la gastronomia, il settore vinicolo, l'arredamento del design, il settore delle componenti per l'industria. Desidero pertanto rivolgere un caloroso ringraziamento ai nostri partner della comunità qui a Vancouver, in particolare il Centro Culturale Italiano che ci ospita questa sera, il Comites, il consigliere per il Canada presso il CGE, la Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest, la Società Dante Alighieri della British Columbia, l'Associazione dei Ricercatori Italiani in West Canada e le associazioni regionali di Vancouver per lo straordinario lavoro che svolgono in favore della nostra collettività. Pertanto grazie ancora signor Presidente per averci onorato della sua presenza a Vancouver, una visita la sua che è certamente storica, in quanto avviene a 30 anni dalla precedente e unica visita di un Presidente della Repubblica Italiana, quella del Presidente Cossiga nel 1986 in occasione dell'Esposizione Universale di Vancouver. E per me è un onore invitare adesso il signor Presidente della Repubblica a prendere la parola. Grazie. Rivolgo a tutti un saluto cordialissimo. Vi ringrazio di questo incontro. Non potevo effettuare questa visita di Stato in Canada senza venire anche sulla costa occidentale, senza venire anche qui, in British Columbia, a Vancouver. E sono davvero felice di incontrarvi. Sono al termine di questa visita. Dopo essere stato a Ottawa, a Montreal, a Toronto, è stata una visita entusiasmante per l'amicizia che lega il Canada all'Italia, per la collaborazione che c'è tra Canada e Italia e per la simpatia che c'è tra il popolo canadese e il popolo italiano. E per l'entusiasmo che ho incontrato e che ho avvertito incontrando le comunità di origine italiana in tutte e quattro le città. Poc'anzi è stato un momento che è rappresentato in maniera
significativa il significato di questa mia visita, di questo nostro incontro. Con un unico applauso sono stati abbracciati insieme l'inno nazionale canadese e quello italiano. È stato un modo di esprimere il ruolo che voi avete, gli italiani che vivono qui e i canadesi di origine italiana, che sono la garanzia dell'amicizia tra Canada e Italia. Vedete, noi abbiamo un rapporto di straordinaria collaborazione Canada e Italia. Non c'è questione importante su cui i nostri paesi non si trovino sempre perfettamente d'accordo. Vi è una collaborazione amplissima sul piano politico, economico, commerciale, culturale. Ma vi è, accanto a queste scelte dei governi, a questa collaborazione politica, vi è un rapporto di simpatia e un intreccio umano di vita delle persone che è essenzialmente rappresentato dalle comunità di origine italiana qui in Canada. Questo è il vero punto di eccellenza, il vero punto significativo, guida dell'amicizia per i nostri paesi. Il ricordo dell'immigrazione italiana qui in Canada, nelle province di questo grande paese, è un ricordo che è, deve essere e rimarrà presente nel nostro paese. Tante italiane e tanti italiani nell'Ottocento, nel Novecento hanno attraversato l'oceano per vivere qui e impostare qui una vita nuova per sé come familiari, lavorando spesso duramente, con fatica, con grandi sacrifici, con grande determinazione, costruendo un avvenire importante per sé e i propri figli e nipoti. Figli e nipoti che sono protagonisti della vita di questo paese, nelle istituzioni politiche, nella cultura, nell'economia, nell'arte, nella stampa. È il ruolo che i canadesi di origine italiana hanno fornito, hanno espresso in questo paese, è stato quello di un grande contributo alla crescita di queste province e di questo grande paese che è il Canada. Questa condizione è uno degli elementi di forza dell'amicizia tra Canada e Italia. Vedete, qui c'è l'ambasciatore, il console generale, che rappresentano il nostro paese in maniera eccellente, che governano le relazioni e lo svolgersi quotidiano delle relazioni collaborative tra Canada e Italia. Ma la principale ragione, la principale forza di questa amicizia è la vostra presenza, è il vostro ruolo, è quello degli italiani che vivono in Canada e dei canadesi di origine italiana. E di questo l'Italia vi è riconoscente. Questo ruolo importante che voi svolgete è importante per il Canada, è importante per l'Italia, è importante per l'amicizia dei nostri paesi. Tante storie di successo vi sono qui tra gli immigrati italiani in Canada e tra i loro discendenti. Tanti risultati importanti. Ma il più grande risultato è questo, è l'amicizia che voi garantite tra i nostri paesi. In Italia si ha la consapevolezza, e io ve l'esprimo con grande affetto, dell'importanza del ruolo che voi svolgete, della grande, lunga storia che ha rappresentato qui il contributo degli italiani e dei loro discendenti in queste province. È stata una storia di grande lavoro, di grande protagonismo, una storia importante. Vedete, come ho detto prima, Canada e Italia sono paesi che collaborano intensamente su ogni piano, su ogni problema. Ma questa collaborazione, questa sintonia, questa comunanza di vedute è resa facile da questo intreccio di rapporti personali, da questi legami umani che vi sono tra Canada e Italia. E voi rappresentate questa forza e questo elemento. Vi sono molto grato, vi ringrazio di questo incontro. Vi vorrei esprimervi
con tutta la maggiore efficacia possibile l'affetto tutta Italia nei nostri confronti, e prima di con forza la riconoscenza che l'Italia nutre nei vostri confronti per quel che fate, per la storia lunga che vi è stata, per il tanto protagonismo che esercitate, per i tanti giovani che oggi arrivano qui a lavorare in punti anche di eccellenza. Tutto questo è un patrimonio importante che lega i nostri paesi, ma è un contributo per il Canada e per l'Italia, e ve esprimo con tanta forza la riconoscenza piena del nostro paese. Grazie per essere qui, grazie per quanto fate. Auguri a tutti e un abbraccio affettuoso a tutti. Giunto a Vancouver, Brescia, nel 1956, Luigi Aquilini, grazie a tenacia, costanza e duro lavoro, ha dato vita nel tempo ad un vero e proprio impero economico, che attualmente spazia dall'edilizia, agricoltura, dal commercio al turismo, allo sport, senza mai tralasciare importanti iniziative benefiche. Dopo le prime esperienze come operaio, giardiniere e calzolaio, a partire dagli anni 70 le attività di Luigi Aquilini crescono rapidamente e si moltiplicano, a partire dal campo delle costruzioni, con la realizzazione di complessi residenziali e commerciali sia a Vancouver che nel resto del Canada e degli Stati Uniti. Un'attività che da allora non si è mai arrestata. Ne è attuale ulteriore testimonianza il progetto ancora in corso di realizzazione degli Aquilini Towers, il nuovo grande complesso in stile avveniristico vicino allo stadio di hockey, di proprietà anch'esso dell'Aquilini Investment Group, così come la popolare squadra di hockey di Vancouver, i Canucks, per averla pronunciata bene. Così. Oggi il gruppo si sta affacciando anche nel settore energetico, in partenariato con una delle comunità indigene della British Columbia, nel rispetto delle esigenze delle popolazioni locali. La storia di Luigi Aquilini rappresenta dunque uno straordinario esempio di self-made man che ha dato e continua a dare lustro all'Italia. Il gruppo guidato dal suo fondatore Luigi, assieme ai tre figli Francesco, Roberto e Paolo, secondo un modello di azienda familiare tipicamente italiano, conta oggi nel mondo oltre 10.000 dipendenti. Alla luce di questo straordinario percorso di vita, è dunque per me un onore annunciare l'attribuzione da parte del signor Presidente della Repubblica del Cavalierato del Lavoro al commendatore Luigi Aquilini. Vorrei aggiungere una brevissima considerazione alla motivazione che l'ambasciatore ha letto appena adesso. La storia del Cavaliere del Lavoro è importante e significativa, emblematica, protagonista della vita economica del Canada, legatissimo al paese di origine. Per me è stato davvero un piacere quando si è dovuto procedere alla scelta dei nuovi Cavalieri del Lavoro, dare anche a lui questo riconoscimento particolarmente importante di prestigio in Italia, per una storia di lavoro impegnato, terminato, lungo, che continua tuttora.
un'attività che ha dato lavoro a tante persone e che, contribuendo alla crescita del Canada, ha rafforzato l'amicizia tra Canada e Italia. Grazie per quello che ha fatto e auguri per quello che farà. Well, it has to happen. Can we meet?